la coordinatrice ha detto che ora la pineta si può fare e vuole fare anche la piscina. Quindi noi siamo contenti, perché siamo confortati dal sindaco di Chiaramonte che la vuole fare. Quindi si può fare, se lo dice il sindaco che rappresenta un'istituzione. Magari io in questo momento non rappresento nulla, ma lui rappresenta un'istituzione, se lo dice. A proposito di hotel, dell'ex hotel La Pineta, domani sera in piazza alle 21 che cosa ci sarà? Ci sarà che noi faremo la sintesi delle cose che abbiamo detto venerdì alla Quille Clan con 700 persone. Quindi faremo la sintesi, perché le persone che saranno in piazza non tutti hanno partecipato all'appuntamento della settimana scorsa. E ci saranno molti giovani, perché hanno saputo attraverso i social di questo progetto, e noi ci siamo soffermati nella progettazione perché in questi mesi abbiamo parlato con tanti giovani e ci avevano detto che avevano un problema serio, che erano stanchi di farsi accompagnare dai propri genitori per andare a passare una serata ad Ibla, e che a Chiaramonte non c'era nulla, nemmeno un ritrovo al chiuso. E allora, se all'interno di questa struttura si faranno degli accordi e si farà un discorso di compensazione, significa che la società che prenderà in gestione sia il ristorante sia i due piani con 30 camere, è chiaro che la struttura, per essere utilizzata dai giovani di Chiaramonte, avranno una corsia preferenziale rispetto ad altri giovani, ma non per voler fare discriminazione, ma perché noi abbiamo la necessità di intrattenere i ragazzi qui, e non lo devo dire a lei che significa viaggiare di notte e le famiglie che stanno in tensione, c'è tutto un problema. Quindi quando si affrontano argomenti di questo tipo può trovare uno anche un discorso di critica, di invidia. L'invidia, dottoressa, l'invidia è una cosa micidiale. Quindi dal momento che io, quando parlo, non è che parlo per far prendere aria ai denti, io ho un curriculum personale che dimostra che io ho comprato Palazzo Montesano, che è un palazzo del Settecento, l'ho comprato con il 95% di contributo regionale a fondo perduto. Quindi io in questo periodo non dico che farò l'olivo d'argento, e io l'ho fatto l'olivo d'argento, che ne parlano ancora in provincia di Ragusa. Io non dico che il 14 sarà come quando l'ho lasciato io, con 900 persone che vengono da tutta la Sicilia a ballare, perché io non so se ci sono le risorse, perché per fare la festa da ballo e farla diventare seria occorrono investimenti per 3 anni che ci deve rimettere, perché io l'ho fatta quell'esperienza quando ho trovato Gerusalemme distributto nell'organizzazione di quella manifestazione. Quindi io non l'ho messo nel programma perché mi sento di essere una persona responsabile. Grazie onorevole, adesso diamo spazio alla pubblicità. Radio Tele Locale Spot. Amore, è arrivato il momento di ristrutturare casa. Hai ragione amore, ma la parete di cartongesso, il controsoffitto, e non parliamo poi di far pitturare la cucina, la camera da letto, la cameretta di Matteo. Ah, e dimenticavo, anche i muri esterni. Non ti preoccupare amore, ho la soluzione che fa il caso nostro. Contattiamo subito la GF in Bianchini. Gatto e sterlito in Bianchini, controsoffittature, montaggio cartongesso, pose in opera, pitture interni ed esterni. A Chiaramonte Gulfi. Per informazioni 339 25 19 18 oppure 338 18 31 803. La ditta WF Cucine da sempre progetta e realizza per voi le più belle e funzionali cucine componibili, con la possibilità di scegliere tra una vasta gamma di elettrodomestici da incasso. Inoltre troverete camerette, pareti attrezzate e prezzo di realizzo. Preventivi gratuiti anche a domicilio. La ditta WF Cucine è in contrada Piano dell'Acqua a Chiaramonte Gulfi. Per informazioni 0932 926 156. Caffè Centro, tavola calda, pasticceria e gelateria, Corso Umberto, Chiaramonte Gulfi. Kefap, lavorazione marmi di Gabriele Cugnata, incontrate 4 Cappelle a Chiaramonte Gulfi. Caffè Umberto, pasticceria e gelateria, Corso Umberto, Chiaramonte Gulfi. Risica Pizzeria in via Corallo, Chiaramonte Gulfi. Contatta Risica allo 0932 92 24 05. Hashtag, chi non risica resta di uno. Silvio Tipografia, servizio stampa digitale in via Mongibello a Ragusa. Pasticceria del Corso di Vittorio Micheluzzo, Corso Umberto, Chiaramonte Gulfi. Prima fila dei Fratelli Spagna, all'interno ampia scelta di birre artigianali. Veniteci a trovare, Corso Umberto, Chiaramonte Gulfi.
in Piazza Duomo, Chiara Montegulfi, Caffè Roma di Sebastiano D'Angelo, gelateria, pasticceria e tavola calda. Per informazioni 0932 928 068. Nunzio Davola, impianti elettrici civili e industriali, via Fiera 43, Chiaramonte Gulfi. Cutrone Vittorio, pittore edile, via Gulfi 225, Chiaramonte Gulfi. Mini market di Silvia e Cinzia, corso Umberto 34, Chiaramonte Gulfi. Cieco Co, bottega gastronomica, via Nicosia 4, Chiaramonte Gulfi. Hashtag, da Coco si sta bene! Sulle mani! Vetreria Mediterranea, lavorazione vetropiano, produzione vetrocamera, montaggi, sabbiature e arredamenti. A Chiaramonte Gulfi, per informazioni 392 17 46 85 6. E ritorniamo con il terzo incontro con Politicando, ospite di oggi l'onorevole Iano Gurrieri, con quale stiamo chiacchierando amabilmente. Allora, che cosa prevede il suo programma? Beh, il mio programma prevede intanto di dedicare un po' di tempo ai ragazzi con qualche disabilità, che anche questo settore è stato trascurato nel tempo. E ho indicato anche come si può organizzare un momento per rincuorare le famiglie, per migliorare la qualità della vita di questi ragazzi che stanno segregati a casa, con un progetto che è quello di farsi finanziare a livello regionale questi progetti ed incrementare il centro che c'è nel territorio di Chiaramonte, dove attualmente ci sono 9 o 10 ragazzi che fanno dei mosaici utilizzando gli scarti del Monte Granit, questo grosso insediamento che abbiamo nel nostro territorio. Quindi abbiamo individuato anche i progetti. Noi abbiamo individuato di sistemare la veranda del balcone di Sicilia con dei mosaici raffigurando al centro l'immagine della Madonna di Gulfi, che molte persone sono soliti, come dire, affacciarsi da quel posto lì perché di fronte vedono il santuario a distanza. Sono delle cose semplici, non occorre una grossa spesa, però dai l'opportunità ai ragazzi di cimentarsi a fare una cosa che la sentono propria. Sempre con un altro progetto, fare lavorare questi ragazzi e quindi allargare la platea dei giovani occupati per allestire nel muro che va verso Ragusa, quindi via Ciano, muro sottostante al cimitero, e mettere le figure di tutti i santi che abbiamo a Chiaramonte, sempre con il sistema dei mosaici. Il materiale non costa nulla, perché il titolare della Monte Granit è una persona generosa, è una persona sensibile, tant'è che ha costruito questo impianto di professionalità di altissimo livello. Addirittura c'è un americano che collabora a curare i ragazzi e ad impararci di fare questi lavori. Questo lo ritengo una delle cose più significative, perché è chiaro che se tu dedichi un po' di tempo a questo mondo, con la coscienza ti senti a posto, perché dici, vabbè, io ho dato l'opportunità alle famiglie di sentirsi più sollevati. Guardi, e la mia esperienza mi fa dire che queste cose voti non ne portano, perché tu non puoi andare a cercare il voto ai genitori di questi bambini che sono totalmente sfiduciati e che non hanno nemmeno l'entusiasmo di pensare a votare, di pensare a scegliere una forza politica e identificarsi con quella forza politica. Questo me lo fa dire la mia esperienza personale di ex amministratore e anche di avere, come dire, vissuto in questi giorni contatti con queste persone che li ho trovati demoralizzati. È chiaro che bisogna curare i giovani e bisogna curarli anche andando a scavare dove questi ragazzi sono dei piccoli fenomeni. Noi abbiamo avuto un anno fa un'esperienza di
42 ragazzini di scuola media che hanno vinto un premio assoluto ad Ostuni. È stato un concorso nazionale, hanno partecipato 8 regioni, hanno vinto il primo premio e quindi hanno costituito una band. E allora non si è saputo più nulla. Io, se sarò sindaco, li andrò a cercare, il maestro, quello che ha curato tutta la fase evolutiva di questa esperienza, ed è chiaro che li farò esibire in piazza e non solo. Allora, ma lì ci deve creare anche i servizi. Noi abbiamo un locale che attualmente è occupato dalla Protezione Civile, che è in un posto vicino al paese ma decentrato, che è l'ideale per fare una scuola di musica e per darla anche alla fruizione delle due bande che ci sono a Chiaramonte. E allora tu puoi incrementare frequentare questi ragazzi i corsi, visto che hanno la predisposizione. Se hanno vinto un premio nazionale vuol dire che hanno le attitudini per fare questo lavoro. E quindi il settore giovanile per me è prioritario. Poi dobbiamo pensare anche agli anziani. Cioè, io mi sono permesso di inserire nel programma che faremo una riduzione del 25% della tassa della spazzatura a chi vive da solo in casa, alle vedove o alle persone che perdono anche la moglie. E non si deve fare solo questo è un fatto simbolico. Poi ci vuole un bravo assessore ai servizi sociali, che già abbiamo scelto, che va a, a seguire questo mondo. E io, se sarò sindaco, organizzerò momenti di collaborazione di queste persone anziane con chi gestisce i musei. Devono fare un lavoro di supporto, perché se tu ci metti una persona anziana che possibilmente al 90% ha avuto esperienze di avere lavorato in campagna, no? E ci fai dire qualcosa sul museo dell'olio, la gente che le sente parlare, significa i turisti, rimangono a bocca aperta. Quindi sono piccole cose, ripeto, che danno dei significati di ripresa, insomma, di rianimare il paese. Queste cose voglio fare. E poi, quando si parla di differenziata, che cosa rispondiamo? Purtroppo per la differenziata siamo l'ultimo comune della provincia. Due mesi fa c'è stata una manifestazione regionale a Palermo, e chi ha vinto il primo premio come comune virtuoso in Sicilia non è stato un paesino della Lombardia oppure del Piemonte, è stato Monterosso Arno, con l'86% di differenziata. Un altro premio l'ha avuto Comiso, perché hanno premiato tutti i comuni che avevano superato il 60% di differenziata. L'altro comune della provincia premiato è stato Comiso. Ispica c'ha il 55% e noi siamo all'anno zero. Però il sindaco, l'altro ieri sera in piazza, ha detto che loro stanno pensando di rilanciare la differenziata. E quindi, siccome lei sa, come brava giornalista, che la questione della discarica di Cava dei Moticani è in sofferenza, e quindi c'è un provvedimento già ufficiale che dice che da luglio non si potrà andare a scaricare con il sistema tradizionale come hanno fatto fino a ieri. Ci hanno lasciato una porta aperta, hanno detto che alcune parti di questi rifiuti saranno allocati sempre nella discarica, la minima parte, la maggior parte saranno fuori, e gradualmente si diminuisce da fuori se si farà la differenziata. E allora i comuni che già l'hanno fatta sono più avvantaggiati: Monterosso, Chiaramonte deve, come si può avere fiducia? E allora io consiglio agli elettori di stare attenti prima che votano. Prima della pausa musicale vorrei chiederle, lei diceva prima 8 musei a Chiaramonte, turismo enogastronomico con quelle qualità, l'olio DOP eccetera, che cosa si è pensato per il turismo invece nel suo programma elettorale? Ma per quanto riguarda il turismo bisogna
riprendere i collegamenti con le associazioni, alcune associazioni nazionali.